Notizia è che fino alle 9 domani il confine non è chiuso. Ora che il lavorino che sta venendo fuori, ma che ne sanno qui in frontiera. Buongiorno viaggiatori, dove siamo? Semplice, siamo sempre qua al confine tra Russia e Mongolia. Ci ha detto che il confine massimo oggi ne passeranno 100, per cui le persone, per non essere rimandate a domani, che cosa fanno? Cercano di infilarsi. Quindi suppongo che quando apriranno le porte ci sarà una sorta di guerriglia urbana. E gli ho detto che questo secondo me è il confine più pazzo del mondo e lui mi ha detto: sono d'accordo con te. Vabbè, noi saremo pronti. E noi saremo pronti alla battaglia. Ogni persona che passa guarda la gomma e ci dà un calcetto. Io ve l'avevo detto che era una cosa forte, avete capito? Perché io ho camminato per andare a cercarmi un prato. Non è un miraggio, abbiamo davanti 3 macchine e poi ci siamo, si entra perlomeno dal cancello. Primo border. Dai che ce la facciamo, primo border, signor Marco. Solo 24 ore, aspettiamo. Hello? Stiamo uscendo dal confine russo e siamo entrati non ancora in Mongolia, siamo sempre nella terra di nessuno. Sono le 11:30. Vi dobbiamo raccontare talmente tante cose che penso che prima passiamo il confine con la Mongolia e poi vi raccontiamo, perché è veramente lunga la situazione. Aspettate un attimo e lo facciamo. Siccome il confine tra Russia e Mongolia se lo sono tenuto molto distante, vi facciamo il primo assaggio di verdi prati della Mongolia. Mongolia, lo vedete il cartello? È qui a destra. Quello che vedete laggiù è il confine, quello vero, proprio ufficiale, dove dare tutti i documenti della Mongolia. Ma adesso, tanto abbiamo un po' di macchine davanti, prendiamo spunto e vi raccontiamo quello che è successo in frontiera russa. Allora, andiamo per ordine. Alle 9 hanno aperto la frontiera, insomma noi avevamo le nostre tot di macchine davanti, ma è stato anche, diciamo, abbastanza veloce nel complesso. Controllo passaporti, arriviamo al check della macchina, controllo la macchina, guardano qui, guardano là, anche abbastanza superficiale, hanno aperto la tenda, insomma tutto quanto. E a un certo punto però che cosa succede? Aprono lo zaino della macchina fotografica e trovano il drone. Il drone! Ma il drone non ci sono problemi, a regola. A regola. I russi non ci hanno detto niente, per cui noi abbiamo attraversato tutta la Russia, si esce dalla Russia per entrare in Mongolia, è dalla Russia proprio che trovano il problema. Allora, il problema è questo: noi ci siamo fatti un'ora nell'ufficio della polizia, Marco intanto guarda i bambini qui d'intorno, ci siamo fatti un'ora nell'ufficio della polizia perché praticamente una volta trovato questo drone, mega problema, perché il drone no, e noi abbiamo detto: ma come, ci siamo entrati dalla Georgia alla Russia e ci abbiamo attraversato tutto il territorio russo? Eh sì, ma il problema è quando uscite. Ma come quando uscite? Ma che te ne frega di quando si esce? Quando si uscirà per andare in Georgia, come si fa? Allora, insomma, ho detto no, il problema è quando si esce, perché noi come non vi possiamo far uscire con il drone. Quindi da lì è partita una questione infinita, perché poi questo non parlava inglese, per cui poi a sua volta è venuta la collega,
poi insomma sono passati vari altri insomma poliziotti, quelli e quelli altri, diciamo, anche del tempo, è passato anche del tempo, insomma, l'ho detto, si è passata un'oretta, sì. Ma diciamo la soluzione che c'aveva, già trovato un buon poliziotto, c'era di questo, sì, no, il poliziotto è quello che ci aveva guardato insomma le cose per prima, alla fine stava cercando con noi di trovare, come dire, una soluzione a questo problema, perché noi abbiamo spiegato, ce l'avevamo, ma diventa un pippone, ma se non mi fai finire non lo potrò mai spiegare, e loro non capiranno mai niente, perché con lui sarebbe e finisce lì. Ci provo io a spiegarvelo, perché con lui è inutile. Allora, di conseguenza, che cosa c'è? Il poliziotto era molto più disponibile, diciamo, quelli che sono rimasti fissi, i due, nell'ufficio. La poliziotta era un pochino, come si dice da noi a Viareggio, era un pochino più stinfia, nel senso che era un pochino più, no? Così. Quando io dico che le femmine... No, non partire con le cose sessiste. Dopo mi dici che io sono alla sessista. Fine, no, di tanti discorsi, no, non potete, lo no. Dovete portare un albergo. La soluzione sua era, allora, lasciate la macchina qua in frontiera. Voi andate a piedi, perché così fate prima, ritornate in paese, andate a, cioè, un hotel in paese, gli lasciate fare il drone. E noi abbiamo detto, ma cioè, non si può lasciare il drone così a una persona sconosciuta, tanto per, il drone ce l'abbiamo fino qua, ce lo siamo portato, non abbiamo avuto mai problemi, l'anno scorso abbiamo attraversato, fatto brigato, non è un problema, è un problema. Alla fine vediamo, dopo un bel po', vediamo che il primo di tutti che ci aveva parlato si mette al telefono, un altro poliziotto che parlava inglese, grazie, ci ha spiegato. Grazie a quel poliziotto lì, anche sì, che è stato molto carino, noi gli abbiamo spiegato fra tutto. Fra uomini si sono capiti, perché un neurone è un problema, segue l'ombra. E di conseguenza il poliziotto, diciamo quello bravo, ha iniziato a parlare con il suo superiore, ancora gli ha telefonato, si è dato da fare, ha telefonato a destra e a sinistra, l'abbiamo visto insomma che si stava dando da fare, ha chiamato un fronte della Mongolia, ha chiamato e hanno detto, alla fine dopo non un'ora proprio, ha detto va bene, ok, potete passare, andate, il controllo della macchina avete fatto, sì, il controllo dei passaporti, sì, quindi alla fine ci ha detto buon viaggio, se gli facevo un caffè all'italiano, sì, Marco gli ha detto se vuoi ti faccio un caffè, perché alla fine gli avevo detto grazie, ero stremato, non ne potevamo più, quindi insomma ragazzi ci hanno fatto passare con il drone, meno male, perché insomma, cioè, lasciare il drone e perdersi tutta la Mongolia col drone, che senso aveva? Che il video come si faceva, sì. E quindi insomma vabbè, adesso siamo dopo, qua, dopo se no gli mette tutte le foto, la gente non gli piace solo foto, capito? E invece col drone, e adesso noi siamo qua in frontiera, ci sono una ventina di gradi e stiamo aspettando che sia il nostro turno, guardiamo se la frontiera della Mongolia insomma sarà tranquilla. Pensare che se non ci fosse stato il problema del drone, sarebbe stata veloce comunque la frontiera, in sostanza. E non facevi questo pippone qui. E non facevo questo pippone qua. Comunque è merito tuo, quindi, che non l'hai messo bene. A 2350 metri. Ah, veramente? Sì. Veramente. Siamo a 2350, non lo sapevo, cioè, l'avrei detto. Vabbè. Va bene, ci aggiorniamo a dopo il confine, a speriamo dopo. Che vada sotto liscio. È passato ora uno con foglio timbrato, tutto tipo dello Stato, così, che voleva 50 rubli, quanto ha voluto? Sì, tipo 50 centesimi. Insomma, nostri. 50 centesimi nostri per fare una disinfettazione alla macchina. Vedere cosa faranno. Spero che mi dava la macchina. Dici, ma per disinfettare, anzi, capisce bene. È passato a ogni macchina, l'ha preso, c'aveva la divisa della polizia, perché sì, è una cosa, no, è una cosa vera. E quindi ci disinfetterà, perché t'ha visto, sai che com'è? Che non siamo carini e coccolosi. Io l'ho fatto anche ieri siamo sera. Siamo sporcaccioni. Questi si lavavano nel fiume dove ci sono passate tutte le bestie. E va bene, diciamocelo. Diciamo così. Vabbè. Questo gate bianco che vedete, questo. Suppongo che sia il punto dove dobbiamo passare per disinfettare la macchina, per poter spendere i nostri 50 centesimi per disinfettarci. E vabbè, aspettiamo il nostro turno. Abbiamo ancora un po' di macchine, ma il confine, poi lo vedete, è quello ancora dopo. Per cui noi abbiamo ancora tutte queste macchine davanti e noi siamo laggiù. È il momento in cui da impuri diventiamo magicamente puri. Perché andiamo sotto questo coso, che poi il bello è che c'è mica nulla. È aria fritta. No, non c'è niente, non spruzza niente. Ma questa è una chiapparella, ma i mongoli ci prendono subito in giro. Ma io non lo so, vabbè. Pecorella. In Mongolia ci siamo entrati. Sì. Adesso abbiamo tutta una serie
di difficoltà, di cose da sistemare, perché non c'è un ufficio che faccia l'assicurazione. Abbiamo incontrato altri viaggiatori, ci hanno detto ma noi l'assicurazione non l'abbiamo fatta. Oh. E questa è una. Non si trova chi cambia le monete, per cui insomma chi cambia i soldi, tranne qualche persona palesemente insomma ubriaca che abbiamo visto lì in frontiera, ma non ci sembrava il caso. E non abbiamo trovato nemmeno chi vende la SIM card, perché abbiamo chiesto un po' di negozietti, quei 3 o 4 che sono all'inizio della frontiera, ma assolutamente non c'è stato verso. Per cui quelle 3 cose fondamentali che si fanno sempre quando si entra in un paese, quindi assicurazione, cambio moneta e SIM card, per ora non sono state fatte. Per cui vi informiamo ufficialmente, siamo entrati in Mongolia ufficialmente, sono le 2:30 del pomeriggio. Ce l'abbiamo fatta. Long way Mongolia, in Mongolia ci siamo entrati. Ora vediamo. È stata una lunga strada, nel vero senso. Andiamo a cercare una banca e vediamo. Sì, proviamo a cercare una banca adesso e guardiamo insomma un attimo di capire come muoverci. Ok, ci aggiorniamo. Laggiù, in quel paese di, non so, poche case, abbiamo trovato un alimentari. Qui abbiamo fatto la SIM card e siamo riusciti anche a cambiare un po' di soldi. Non hanno voluto gli euro, ma hanno voluto i rubli. Abbiamo cambiato un po' di rubli, ci voleva anche fregare sul cambio, insomma, poi dopo ci voleva anche fregare sui soldi che ci ha dato. Alla fine, insomma, la matematica super giù la sappiamo, quindi siamo riusciti a non farci fregare. Adesso abbiamo intrapreso questa strada che vi faccio vedere, in questa direzione, e Mark è già a fare una cosa necessaria: lo sgonfiaggio delle gomme, perché la strada, come potete vedere, è questa qui. Quindi vediamo un po' come sarà il proseguo. Comunque ci sono 23 gradi e vi dico 2 informazioni al volo che non vi avevo dato giustamente nella furia. Allora, per la Mongolia non serve il visto per quest'anno e per il prossimo anno. Per quanto riguarda noi italiani, siamo esentati dal visto. Possiamo stare massimo 30 giorni, quindi massimo un mese, e non c'è bisogno insomma di documentazione particolare, a parte appunto il passaporto. Fortunatamente, a differenza della Russia, abbiamo visto che anche qua per pagare la SIM card abbiamo utilizzato la carta di credito, e qua meno male funziona, perché in Russia, come sapete, le nostre carte col discorso della guerra insomma sono state tutte bloccate, quindi bisogna sempre andare con, siamo venuti con gli euro e si cambiava mano a mano i rubli, quindi questa è già una bella cosa. E quindi adesso vediamo un po', diciamo la verità, sgonfiamo un po' le gomme, cerchiamo il primo posto utile, perché siamo veramente cotti, proprio cotti, sono stati 10 giorni difficili. Col nostro primo assaggio di Mongolia. Direi che è abbastanza wild, eh? Quelle che vedete laggiù in fondo sono tutte le yurte dei pastori mongoli, che come sapete sono nomadi e in questo periodo approfittano di queste verdi praterie per pascolare il gregge. Infatti ci sono un sacco di cavalli, di mucche. Il paesaggio, ragazzi, ha sconfinato. Avete presente la bellezza di tutta questa solitudine dopo 2 giorni passati in frontiera? Ah, oh, che meraviglia! Qui c'è solo il vento. Infatti abbiamo messo il tendalino e in questo momento Mark sta preparando la colazione, pranzo, merenda, cena di oggi, perché oggi non abbiamo fatto veramente niente. È sera e dobbiamo ancora fare tutto, e non è uno scherzo, non è uno scherzo, è la pura verità. A me dammi una bella porzione di tordellini, eh? Io ne voglio tantissimi perché ho super fame. Ah, apposta. E ti dirò di più, che poi dopo mi faccio anche il latte con il Nesquik. Troppa fame, famissima stasera. E come si festeggia un nuovo paese? Latte, Nesquik e biscottini! Sì, che meraviglia! Buongiorno viaggiatori! Dalla Mongolia, la nostra prima notte è stata magnifica. Abbiamo dormito come dei sassi. Peraltro è anche abbastanza tardino, diciamo è più tardi del solito, ma
avevamo veramente un sacco di sonno, c'era proprio necessità di riposarsi. Abbiamo fatto una dormita. Qua c'è un silenzio, non c'è niente, un'anima viva. L'unica presenza è stata un'aquila. Avevamo lasciato dei pezzi di pane che se l'è presa e se l'è portati via, quindi è stata l'unica presenza che abbiamo visto. Adesso vi faccio vedere fuori. Ecco qua. Qua vedete, noi siamo venuti praticamente da quelle montagne, adesso la nostra strada continuerà, la strada sterrata è qua, non si vede perché è abbastanza tutto identico, ma insomma abbiamo visto che più lontano c'è un villaggio, insomma la nostra strada continuerà e vediamo un attimo. Il cielo è nuvoloso, è coperto, temperatura è perfetta, non so quanti gradi ci siano ma si sta bene. Adesso sceso dalla scaletta, crocchine, colazione e si riparte. C'è da dire che intorno non c'è niente, però la cosa carina è che c'è l'archetto di ingresso al villaggio e anche il nome. Cioè, vi pare niente? No, e più e poi la cosa carina è che c'è anche un delle panche, ci sono lì tipo un punto d'appoggio. Vabbè, insomma, veramente chic l'ingresso al villaggio. Procediamo. Il villaggio è costruito a ridosso di queste rocce che vedete. Ci sono i pali della luce, per cui c'è l'elettricità senz'altro. Le case sono molto semplici, sono fatte di mattoni, hanno il tetto in lamiera e si distinguono, diciamo, per i tetti, perché altrimenti il colore è tutto lo stesso, perché chiaramente le persone vivono di allevamento degli animali. Quella lì non è messa male, guardate, quella lì è una casa, quella lì è una casa imperiale, quella è bella. Sì, diciamo che chiaramente, come potete capire, la parte esterna non è che ci sono giardini o cose varie, perché è tutto sassoso. Aspettate, perché adesso dobbiamo vedere dove andare. Dobbiamo andare dritto. Mark sta facendo il test dell'acqua, perché la nostra strada è questa e quindi sta cercando di capire se è fattibile. Mark, è fattibile? Ok, good. È fredda l'acqua? Allora, una cosa che c'è qua, io non so se le vedete, c'è pieno, strapieno di zanzare. Ecco, le zanzare qua sono veramente un bel problema. Il paesaggio è meraviglioso. È ghiaccia l'acqua? Insomma. Però ti sei data una bella lavata, anche se non c'era bisogno. No. Va bene, facciamo questo passaggio, dai. E vediamo. Vediamo com'è la situazione. Siete pronti? Primo guado in Mongolia. E vai, grande signor Mark, pieno di zanzare. Guardate, guardate dove siamo passati. Questi viaggiatori, no? Compreso me. L'Islanda. I guadi listerati. Mongolia batte Islanda 10-1. Già il primo assaggio del giorno e mezzo di guida che abbiamo fatto. Qui la situazione è dura, non ci sono cartelli, non ci sono indicazioni, non ci sono strade. Poi non ci sono, l'Islanda alla fine ha un'unica pista, qua ce n'è miliardi. E devi decidere dove andare. Dove andare, se prendi quella giusta, se prendi quella sbagliata, perché sennò vai a finire il fiume. È una bella prova. Sì. Questa è una bella prova. Devi andare piano, perché qui i sassi sono grossi. Questi guadi qui non sai se la strada è buona quella che hai preso come ora.
oppure cerchiamo di capire se siamo sulla oppure traccia. Rimani piantato. C'è un altro fiume da attraversare, vediamo un attimo qual è il punto migliore. Era questo, vediamo il proseguo, eh? Siamo arrivati ad un punto dove l'acqua è importante, c'è anche una macchina qua della Mongolia, ci sono due signori, un ragazzo insomma e un signore che stanno valutando la situazione perché c'è da decidere dove passare e vediamo un attimo se decidiamo. Anche Mark sta guardando, vediamo un po'. Mark è andato nell'acqua per vedere fino a dove arriva. Soprattutto anche quanto tira, perché c'è anche il fatto che l'acqua Hello! che l'acqua tira parecchio. E stiamo guardando un po' tutti, che c'è da decidere. Ragazzi, abbiamo fatto il mollo! Abbiamo preso... Io penso che così tanta acqua è arrivata fino dentro. No vabbè, ma questa era tantissima roba. Oh madre. Questi ci hanno guardato come se fossimo dei pazzi. Forse siamo un po' pazzi, vero? L'abbiamo presa dritta. Ragazzi, siamo arrivati a un punto morto della nostra destinazione perché l'acqua ha invaso tutta la strada e più di qua non si può procedere. Ci tocca rifare tutta la strada indietro. Avete presente tutta quella strada che abbiamo fatto per venire fino qua? Ecco, va rifatta tutta. Questa è la Mongolia, c'è una strada sola per arrivare a Ulan Gom, è bloccata dal fiume, abbiamo fatto mille guadi, fino lì ce l'abbiamo fatta, ma l'ultimo era insormontabile, non si riusciva, l'acqua era veramente alta, per cui non era passabile, magari in un altro momento più secco, forse sì. Senz'altro no, quindi torniamo indietro e cambiamo tutto. Bisogna che rifà tutti i guadi. Sì, adesso si rifanno tutti i guadi un'altra volta, quindi ci vuole un guado abbastanza impegnativi e ci vuole pazienza. Ritorniamo sui nostri passi, d'altra parte l'avventura è questa e non si sa, è la strada che decide dove andare, non siamo noi, le condizioni sono queste. Più alta? Sì. No, allora da qui è troppo alta, non si passa. I signori, che in realtà il mezzo è della Mongolia, ma loro sono della Svizzera, sono padre e figlio, ci stanno seguendo perché siamo tornati tutti indietro e il problema è che l'acqua però nel frattempo si è alzato il livello e stiamo guardando tutti da dove passare. Italia e Svizzera sta andando alla grande. Fin qui ci siamo arrivati.
Ragazzi, la strada non è ancora finita perché il fiume ha tutte le ramificazioni e noi stiamo cercando di attraversarlo. Vi faccio vedere. La differenza che si diceva con Mac è che il signore ha la macchina a noleggio, noi con questa ci dobbiamo tornare a casa. Una piccolissima differenza, però la strada procede. Abbiamo un altro pezzo di fiume. Quello alto dove non si passava più, già anche questa parte dove siamo passati prima, il livello dell'acqua è aumentato notevolmente. L'abbiamo visto strada facendo, per cui vanno prese un po' di variazioni intanto sulla strada. Cosa vuoi dire che è successo? Abbiamo perso la targa davanti. Abbiamo perso la targa della macchina! Secondo me quando abbiamo fatto quel guado grosso. Abbiamo perso la targa senz'altro nel guado e ora vatti la pesca te dov'è? Vabbè, facciamoci la foto, va? Facciamoci la foto davanti a questo paese! Che è storico per quello che è successo! Va bene, anche senza targa siamo, perfetto! Adesso vi faccio vedere, quando ci sono queste griglie, diciamo, con tutti i nastrini attaccati, a parte che c'è un'area picnic, a parte quello, qua nel nulla assoluto, ma è perché in realtà c'è la sorgente. Vedete qua? Qua si può venire e prendere l'acqua. Vabbè, qualcuno ci ha lasciato anche un bicchiere di plastica, ma insomma, ecco, qui c'è, questa è una sorgente.